Ciao a tutti, oggi vi propongo la crostata sole, una crostata semplicissima, scenografica, si realizza senza stampo in pochissimo tempo. Gli ingredienti sono scritti per esteso nell'info box sotto il video e nel blog e adesso vediamo come prepararla insieme. Preparo la pasta frolla, metto la farina in una terrina con lo zucchero a velo e aggiungo un cucchiaino di lievito per dolci. Setaccio tutte le polveri. Aggiungo un pizzico di sale e la scorza di un limone non trattato. Grattugio il burro freddo con una grattugia a fori larghi, infarinandolo bene. Aggiungo due uova medie, prima le sbatto in una terrina e poi le aggiungo alle polveri. Inizio ad impastare prima con la forchetta e poi con le mani. Impasto il tutto fin quando non avrò ottenuto un bel panetto compatto. Poi mi sposto sul piano di lavoro, lo copro con della pellicola alimentare e lo metto nel frigorifero a riposare per 20 minuti. Trascorsi 20 minuti, adagio il panetto su un foglio di carta da forno infarinato ed inizio a stenderlo col matterello, dandogli una forma circolare. Lo stendo fino ad ottenere un disco del diametro di 32 cm. Adesso adagio al centro del disco un piattino del diametro di 18 cm. Lo premo leggermente tracciando un disco più piccolo che mi servirà da linea guida. Adesso con un coltello taglio tante strisce della larghezza di mezzo centimetro su tutta la circonferenza, lasciando il cerchio interno integro. E adesso posso realizzare la decorazione della crostata. Sollevo una striscia e la porto verso l'interno, dopodiché la arrotolo. Poi sollevo le due strisce che rimangono ai lati e le unisco. E procedo in questo modo fino a finire tutta la decorazione. Con la carta forno trasferisco la crostata su una teglia e elimino la carta forno in eccesso. Poi buco l'interno della crostata con i rebbi di una forchetta e ci spalmo della confettura. Io ho scelto della confettura biologica di Lamponi. Adesso spennello la crostata con un tuorlo e due cucchiai di latte, così assumerà un aspetto dorato dopo la cottura. E posso infornare nel forno già caldo, statico a 180 gradi per 20, massimo 25 minuti.
Una volta pronta la lascio freddare completamente, poi la faccio scivolare delicatamente su un vassoio di portata. Ed ecco la crostata sole in tutto il suo splendore. È una crostata davvero buonissima, semplice, si prepara senza stampo e all'interno si mantiene morbida e l'esterno invece è biscottato, sembra di mangiare dei biscotti. Io spero che questa ricetta vi sia piaciuta, vi abbraccio fortissimo, a presto!